Gli scultori della velocità meriterebbero un museo, per ora si accontentano di una chiesa sconsacrata. È una mostra sorprendente quella allestita nell'ex chiesa di San Carlo a Modena. Nel cuore della Motor Valley sono esposte le carrozzerie più prestigiose dell'era d'oro della terra dei motori, vale a dire la Ferrari Testarossa, la mitica GTO, le Ferrari P4 che vinsero in parata la 24 ore a Daytona. Tutte ricostruite dai maestri carrozzieri di Modena, con gli stessi strumenti, martello, sacco di sabbia, saldatrice, cesoia, che si usavano in quel periodo e che diedero vita ai modelli che continuano a far sognare tutto il mondo. Uno di loro è Afro Gibellini. Alla Scaglietti c'erano degli operai, uno più bravo dell'altro. E allora quando c'è dei bravi operai si fa della bella roba e infatti questa qui è roba bella. Jean-Marc Borel, già presidente di Bugatti International, è l'ideatore della mostra Scultori della Velocità, che fa il bis dopo la prima presentazione nel 2019. Beh, a Modena penso che l'automobile è un po' una religione, allora miscelare arte sacra e arte profana penso che è una cosa normale qua. Queste opere meravigliose, sono veramente di questa zona e nessun altro al mondo potrebbe rifare una cosa del genere. Dice bene Borel, qui i Battilastra, così sono chiamati i carrozzieri made in Modena, lavoravano in un modo unico al mondo. Fra il disegno e la carrozzeria c'è in mezzo il cosiddetto filone. Questo fa veramente parte della specificità della carrozzeria modenese, perché il filone non esiste in nessuna parte del mondo. È un 3D fatto col martello e non col computer. Io non mi sento artista perché io ho avuto la fortuna di andare in una carrozzeria che si faceva questo mestiere e ho imparato questo mestiere. Tramite Scaglietti, tramite Guerra, tramite tanta gente che c'era brava lì dentro, io mi sono applicato e sono riuscito a, insomma, fate voi, vedete cosa c'è in giro e poi dopo è già finita la storia. Afro Gibellini, che ha 86 anni, ogni mattina va in officina per completare il suo programma, spera di vedere custoditi questi modelli in un museo. Così ricorda com'è nato il mito del cavallino rampante. Ferrari ha voluto fare una macchina, è andato da Scaglietti. Scaglietti non si è rifiutato, però neanche che avesse accettato. Però lì c'era Guerra, quando ho sentito, ha detto: "Oh, Sergio, qui dobbiamo farla". E infatti è stata la fortuna mia, la fortuna di Scaglietti, la fortuna di Guerra, la fortuna di tutta la fabbrica, perché da quella macchina lì non ci ha mai più lasciato andare da soli, era sempre lì, era sempre lì. Ne voglio tre, ne voglio due, ne voglio quattro. E lui quando la voleva, e non è che la voleva dopo un mese o 2 mesi, la voleva subito quando voleva una macchina. E non si poteva mai dire di no a Ferrari, perché non si poteva, io non lo so perché, io non ho mai sentito un rifiuto Ferrari.